Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Ricordo, vedo che c'è molta folla, ricordo che si può seguire la conferenza anche fuori nelle televisioni al circuito. Beh, non occorrono naturalmente presentazioni. Giuliano Ferrara per la prima volta al meeting. Don Stefano Alberto, e sapete chi è, da sempre al meeting. È giusto questo applauso ed è giusto, giustissimo il titolo di superlaici. Superlaici pur provenendo da strade, professioni, scelte, vocazioni diverse. E allora, quando parliamo di compagni di strada, e ne parliamo giustamente in questo caso, in un modo particolare, compagni di strada, in fondo ci sono, sono tutti gli uomini i nostri compagni di strada, tutti gli uomini sono compagni di strada verso il destino. Ma questo essere compagni di strada, sottolineato, enfatizzato nel titolo, indica proprio, vi ricordate quello che ci diceva Don Giussani a proposito di metodo, odos, cammino? Cosa vuol dire questo essere compagni di, quale cammino? Vi ricordate quello che scriveva Giussani a 20 anni a Don Angelo Maio? La mia ossessione è di non vivere inutilmente. La mia ossessione è che l'esperienza elementare, la chiamava lui, questa urgenza di ragione e di felicità che ogni uomo porta nel proprio cuore, e quindi anch'io, possa compiersi. In questo senso noi ci sentiamo compagni di strada, perché il metodo di Giuliano Ferrara, il metodo di Don Pino, il nostro metodo parte esattamente da questa ossessione e urgenza di ragione, perché non vogliamo vivere inutilmente. E allora, capite che si può essere, come dire, su questa strada di opinioni, sui fatti, sulle cose diverse. Ed evidentemente, ed è bello che sia così, perché è bello che il mondo sia vario. Ma questa compagnia è veramente reale, perché ci sentiamo uniti da questa urgenza. Ci dispiace, o è una fortuna, sentire questa urgenza che vorremmo che tutti sentissero. Per questo, quando leggiamo il foglio, quando lo vediamo in televisione, quando non è una questione di lusingare qualcuno, non abbiamo bisogno di portare un laico per far vedere che c'è un laico anche in mezzo a noi. Semplicemente riconosciamo un amico che fa parte del nostro modo di sentire la vita. E allora non occorre che mi dilunghi oltre. Sapete cosa è successo in questi mesi, in questi anni? La battaglia per la fecondazione, la battaglia per la evidenza della difesa della vita, la battaglia contro gli idoli, contro la tecnologia e la scienza trasformate in idoli invece che strumenti di questo cammino di conoscenza. Oggi siamo qui per sentire come questo incontro può diventare chissà che cosa, innanzitutto sentendo perché, per esempio, per la prima volta Giuliano è venuto qui, con quale curiosità, con quale spirito. E do la parola a Giuliano. Grazie. Grazie a Gigi Amicone. E grazie a tutti voi per il calore e per la decisione di essere qui alle 3 del pomeriggio.
sono venuto ovviamente per affetto. Ci siamo visti e incontrati in tante piazze italiane, ci siamo visti e incontrati in primavera in tanti teatri. Non sapevamo bene come sarebbe andata a finire, erano mesi, da un certo punto di vista anche anni, che maturava qualcosa di importante. E alla fine, lo abbiamo visto, a giugno, senza bisogno di essere stupidamente trionfalisti, senza bisogno di incamerare il consenso, che è importante, una delle regole basilari di una democrazia liberale, ma non è tutto il consenso della maggioranza, lo sappiamo. Quindi senza bisogno di essere trionfalisti abbiamo visto che qualcosa era maturato. Era maturata l'idea che non sempre gli idoli del pensiero corrente, non sempre certi modi di concepire la vita, l'io personale, certi modi di concepire il modo di organizzarsi della società, certi modi ai quali siamo abituati, che ci permeano, che ci pervadono, di considerare l'uso delle parole, il linguaggio, non sempre questa vena di conformismo a sfondo ideolatrico prevale. Non sempre. Era ragionevole aspettarsi una reazione composta, civile, serena, alla tendenza a nascondere o a negare, peggio ancora, cancellare certi dati di realtà che a noi sembravano assolutamente chiari. E alla fine è andata così. La realtà si è presa la rivincita sulle convenzioni del linguaggio che volevano cancellarla. Sappiamo come si è presa la rivincita la realtà. Se l'è presa quando, non sto qui a fare i conti delle astensioni o dei sì o dei no, tutti atteggiamenti in fondo assolutamente legittimi. No, dico che nell'aria del tempo, nell'aria che si respirava nel paese, si è capito che, insomma, il rapporto con la realtà, il rapporto razionale con la realtà, a volte può essere testimoniato con foga, con passione, con maggiore o minore perizia e competenza, ma può essere testimoniato in modo intelligente, anche se questa realtà, per una volta, non è la realtà di ciò che io desidero, di ciò a cui considero di avere diritto, ma è la realtà di ciò che è e dei miei doveri verso ciò che è. Questa battaglia è stata vinta quando all'ingrosso la gente distratta, occupata da tanti problemi, l'economia, la società, come vanno le cose, si è trovata di fronte a una domanda cruciale che riguardava l'embrione di un essere umano, e la domanda era: ma è qualcuno o è qualcosa? Su questa domanda fondamentale, perché riguarda il senso della vita e il rispetto per la vita, si è vinta la battaglia referendaria. È stata considerata da un numero sufficiente di italiani
non sacrilega, non blasfema, non voglio usare questi termini, ma è stata considerata irrazionale, questo è il punto fondamentale, contraria all'esperienza, contraria a un rapporto lucido, disincantato eppure appassionato della realtà, l'idea che si possa disporre a proprio piacimento, per qualunque ragione al mondo, di un pezzo di vita esistente che esprime ciò che la vita significa, e magari la vita significa per ciascuno di noi una cosa diversa. Naturalmente queste cose non nascono per caso. Oggi c'è una grande discussione sul darwinismo, sull'evoluzionismo. E molta gente anche molto colta, molto istruita, scientificamente molto preparata, sostiene che a occhio e croce, io non so quale sia la vostra opinione, a occhio e croce nel modo in cui esiste, gira il mondo da noi conosciuto, si vede la traccia di un disegno intelligente. Che, diciamo, per esempio, questo nostro stare qui, aver scelto di vederci, di parlarci, di esercitare la funzione, la libertà del linguaggio per dirci delle cose, per comunicarci delle cose, ha un senso, ha un significato, è un elemento della realtà e ha un senso e ha un significato perché è parte di una funzione, vocazione, posizione degli uomini, delle donne, dei ragazzi, che non è riducibile al caso, né tantomeno alla necessità. Anche questa mi sembra una ovvietà. Io non so se posso essere definito, come amabilmente faceva prima Micone, come si allude nel titolo di questa chiacchierata pomeridiana di Rimini, un super laico. L'espressione è ambigua, poi lo sappiamo, insomma, anche in questa sala sono laici tutti coloro che non portano l'abito talare, che non sono ordinati al sacerdozio. Ma così, a colpo d'occhio, non so voi come la pensiate, a colpo d'occhio ho idea che siamo persone libere, o no? E se siamo persone libere, è molto difficile combinare questa libertà di fare il male, di fare il bene, di dire una stupidaggine, di vivere in un modo invece che in un altro, di sentirci comunità o somma di singole individualità, di filosofare e addentrarci nei campi della metafisica, oppure insieme credere e sostenere una forte fede cristiana. Questa libertà di accogliere, di recepire, di accettare chi le regole immanenti della storia e della moralità interiore, chi il dono trascendente della fede in Dio Padre Onnipotente, della fede trinitaria, della fede in Cristo, del dono dello Spirito Santo, questa libertà è irreconciliabile con l'idea che non esista un disegno intelligente o un principio intelligente dentro l'evoluzione biologica, che certo
quel grande naturalista che era Charles Darwin ha spiegato e che la Chiesa ha regolarmente, con un ritardo solito della Chiesa che va per tempi lunghi di una settantina d'anni, però poi accettato come dottrina scientifica. E i superlaicisti polemizzano, hanno fatto di Darwin il nuovo idolo. Oddio, meglio Darwin che il professor Veronesi, che vorrebbe addirittura che noi fossimo direttamente delle scimmie, che mi sembra un po' tanto, un po' forte. Però ecco, io sono qui, ve lo dicevo, per affetto, per passione, per amicizia, perché ci siamo incontrati in una battaglia che considero una delle più belle di tutta la mia vita culturale, giornalistica e anche politica, ma sono qui soprattutto per questo, perché credo profondamente nella libertà. E il mio problema, lo dico senza volere, diciamo, creare una situazione ad effetti speciali, il mio problema è che mi sono reso conto nel corso del tempo che questa idea della libertà, come è naturale, è, come posso dire, è sentita, vissuta, elaborata con particolare acutezza, con particolare passione e con particolare intelligenza, diciamo, in quelli che verrebbero definiti gli ambienti oscurantisti. Cioè, non ho mai trovato tanta passione per la libertà nel mondo liberale, nel mondo comunista, quanta ne ho trovata nel mondo dell'oscurantismo fideista cattolico. Mai. Insomma, il problema è naturalmente che, sia pure in un mondo non relativista e da guardare con occhi non relativisti, i giudizi relativi sono pur sempre possibili. E allora dico io, è più libero un uomo che non ha paura della parola peccato? O è più libero un uomo, anzi una intera classe dirigente, la classe dirigente parlamentare europea, che ha paura della parola peccato? Chi è più libero? Mi sembra ovvia la risposta. È più libero un uomo che prende una decisione fondata sull'osservazione, fondata sulla storia umana, fondata sulla cultura, fondata su una intelligenza serena delle cose? È più libero un uomo che considera, lasciamo stare il sacramento, che pure è importante, naturalmente è importante per i cristiani, è importante per voi, è importante per i cattolici, ma considera una istituzione di un certo peso, una istituzione sensibile, che ha un posto nella storia dell'umanità, come il matrimonio. Il matrimonio tra un uomo e una donna va sempre specificato. No, voglio dire, è più libera una persona che non si stupisce di fronte a questa affermazione, non la guarda con scandalo. Il matrimonio tra un uomo e una donna, dunque una famiglia, dunque dei figli, dunque la propagazione della specie, dunque
una libertà positiva, una libertà creativa, una libertà costruttiva, che certo va relativizzata, ricondotta alle situazioni del mondo moderno, all'evoluzione della società, ma è più libero un uomo che così ha una visione sacramentale o laica, ma ha una visione del valore del matrimonio, della famiglia, nella trasmissione della vita e dell'eredità umana, o è più libero un uomo che adotta lo schematismo concettuale, e lo dico col massimo rispetto per la condizione omosessuale, lo dico con il massimo rispetto, non un rispetto bigotto, ma un rispetto, l'omosessualità è una variante della cultura e dell'umanità, è sempre esistita, è legata a costumi, abitudini, pulsioni di diversa natura, può essere giudicata secondo il catechismo uno stato di disordine spirituale, naturalmente assolta e benedetta nell'errante, sebbene condannata in astratto come appunto stato di disordine o errore. Non ha molta importanza il tema dell'omosessualità quando si parla delle nozze gay, delle nozze omosessuali. Il punto è l'altro. È chiaro, no? Il problema non è garantire dei diritti, quello lo si può e lo si deve fare, dei diritti sociali a persone dello stesso sesso che convivono, a situazioni familiari atipiche, anomale. Sono questioni di regolamentazione amministrativa della vita, una società complessa deve potersi permettere questo, no? Deve tutelare le minoranze, deve trattare le cose con molta circospezione, con molta intelligenza, ma la completa equiparación, e sapete perché lo dico in spagnolo, equiparación del matrimonio omosessuale e del matrimonio tradizionale non c'entra niente con l'omosessualità, non è una questione di omofobia o omofilia, non c'entra nulla. C'entra invece con questa idea idolatrica che quell'istituzione supremamente razionale e supremamente naturale, sulla quale poi scende il, come dire, la disposizione, l'interna, sofisticata, complessità sacramentale nella fede dei cristiani, oppure semplicemente una immanente idea di storicità nella considerazione critica di noi laici, beh, quella istituzione è un'istituzione importante. Se tu la equipari, cioè le togli il succo, il senso, la costruzione di una famiglia biparentale, se tu la destrutturi, la decostruisci assimilandola ad altro, hai fatto una bella sceneggiatura per un film, anche un buon film poetico, appassionato, di Pedro Almodovar, ma non hai dato un contributo al progresso della civiltà, non hai fatto un gesto laico. Oggi sui giornali potete leggere, in un lungo articolo di Vittorio Zucconi su Repubblica, che il feto non soffre. Non soffre ad essere estratto dal seno di una madre nell'ambito di un'operazione abortiva. Lo hanno detto, in contrasto con altri medici e scienziati, gruppi di medici americani che suggeriscono di evitare ogni procedimento di anestesia, perché sebbene non possano escludere del tutto, racconta Vittorio Zucconi su Repubblica, che dopo molte settimane un feto soffra,
siamo sempre nell'evoluzione di quel qualcuno che poi saremo noi, non possono escluderlo, potrebbe, ma è probabile che non soffra. Sebbene non possano escluderlo, però tendono a considerarlo molto improbabile, dunque dicono non soffre, si può fare. Posso permettermi di fare un'osservazione laica, senza essere accusato di essere diventato un bigotto pro-life e magari un estremista che vuole sparare ai medici delle cliniche abortiste? Posso permettermelo? Non so se soffre il feto, non lo sanno neanche i medici che vogliono eliminare l'anestesia. Soffro io, soffre la madre, soffrono i fratelli, le sorelle, soffre Gigi Amicone, soffre Don Pino, soffrite voi, soffre la società, perché l'aborto è uno scandalo moderno, anche se deve essere regolamentato, secondo me, e reso legittimo dalle leggi pubbliche. L'esperienza è una cosa complessa, va costruita, non si può dire, mettendo il termometro al dolore del feto, chiedersi soffre o non soffre. Questo non è laicismo, questo è positivismo barbarico, questa è pura ideologia e della peggiore specie. Ma questo che significa? Significa che è di attualità una battaglia per abrogare le leggi che hanno consentito il passaggio dall'aborto clandestino e illegale all'aborto legalizzato? No, non lo pensa Giuliano Ferrara, nella modestia della sua opinione. Non lo pensa neanche il Cardinal Ruini, che su questo si è pronunciato assai più autorevolmente al termine della battaglia referendaria. Ma sono, per un laico capace di distinzione, due cose diverse. Un conto è consentire che un dramma si compia per evitare un altro dramma. Un conto è compiere una scelta per il minor danno, posto che in queste questioni si possa individuare un minor danno. Un conto è la transitoria, peregrina regolamentazione di un grande problema sociale che affliggeva e che affligge il mondo femminile e la società tutta intera. Cito prima il mondo femminile perché i figli li fanno gli esseri di sesso femminile, nel senso che lì si producono nel seno delle donne e le donne hanno un diritto di parola speciale in questo caso. Ma un conto è questo. Un conto è negare l'esistenza del dramma, cancellarlo, trasformarlo. Questa è la ragione strumentale, la ragione che si separa dal senso della natura, la ragione che non è più nutrita non di religione, non di rivelazione, ma nemmeno di un senso metafisico, ontologico, filosofico di ciò che siamo e di che cosa significhiamo. La ragione strumentale che trasforma questo dramma in che cosa? In uno strumento di regolazione delle nascite. Trasforma l'aborto in una variante della normalità moderna. Questo credo volesse dire Giovanni Paolo II ancora nell'ultimo libro che ha consegnato alle stampe, nell'ultimo anno della sua vita, Memoria e Identità, quando ha parlato dell'aborto come di un crimine contro l'umanità, paragonandolo alla Shoah. Voleva dire precisamente questo, che non ci si può abituare all'idea
che in società civilizzate, in cui, e su questo c'è un dissenso, in cui i metodi anticoncezionali sono a disposizione di tutti, in cui ci si può educare in vario modo al rispetto per gli altri, come dice il filosofo inglese Roger Scruton, al rispetto per chi deve venire, siamo noi al servizio di chi deve venire. È barbarie l'idea di una società in cui chi deve venire è al nostro servizio e possiamo manipolarlo o decidere noi del suo arrivo nel mondo. Ora, penso che sia chiaro, no? In una società in cui crescono le possibilità di regolarsi, di avere una identità supremamente libera e razionale, non ci si può comportare in questo modo animalesco, bestiale. In Francia esiste la legge sull'aborto da 30 anni e da 30 anni si praticano 200.000 aborti l'anno. Fate voi il conto, non sono diminuiti di una sola unità. E la Francia è l'avanguardia d'Europa, il paese dove la donna ha raggiunto i più grandi traguardi di emancipazione, il paese dove si vende e si distribuisce nelle scuole sia la pillola del giorno dopo, sia la RU486, la pillola abortiva cosiddetta. Ora, è possibile tollerare questo stato di cose? No, va laicamente giudicato uno stato di cose intollerabile. Questo significa che bisogna rinverdire uno spirito di crociata? Significa che laici e cattolici debbono costruire una sorta di fortezza delle minoranze nutrita di ragioni, di pensieri e di sentimenti apocalittici? Significa che dobbiamo perdere l'ottimismo naturale che deve invece esserci in chiunque compie, anche solo con la parola, con la liturgia laica della funzione pubblica che si esercita? Significa che dobbiamo chiuderci in una cupa ansia di restaurazione dei valori? No, significa che c'è un problema che ci pone la realtà, che ci pone l'esperienza e che dobbiamo affrontarlo con una misura alta di razionalità e di umanità, come è stato fatto con l'embrione, così sull'aborto, con grande serenità, con un atteggiamento sorridente, con un atteggiamento sorridente verso il modo in cui le genti moderne concepiscono consciamente o inconsciamente, dentro e fuori le chiese, dentro e fuori le comunità in cui vige un credo, un simbolo che unisce, nella dispersione o nella comunione, concepiscono oggi l'amore e la sessualità, che è una delle componenti importanti dell'amore, e la procreazione, il dono di sé. Ho incontrato prima un sacerdote che mi ha stupito, perché una delle cose belle per cui io sono felice tutte le volte che vi incontro è che c'è ancora, credo, la possibilità di stupirsi vicendevolmente. Nei dibattiti quelli con due B, dibattito, nei dibattiti laici, quelli tollerati, consacrati dalle idee correnti, non ci si stupisce mai, non ci si meraviglia mai, la pensano tutti sempre nello stesso modo. Invece ho visto che qui al meeting siete fantastici, perché ha parlato Pera, abbiamo avuto due cardinali che hanno detto che ha sbagliato, oggi c'è Fisichella che dice che aveva ragione, c'è un bel pluralismo dentro Comunione e Liberazione, e che Dio ve lo conservi, che Dio ve lo conservi, che Dio ve lo conservi. Ma dico, ho incontrato un sacerdote e mi ha detto: Ferrara, volevo parlarle perché ho scritto un libro, progettato, ho finito un libro, spero veramente che mi ricerchi. Dico: e com'è il titolo di quel libro?
Dice, perché è ragionevole il matrimonio? E io ho trovato fantastico. È la vita, no? Istruzioni per l'uso. Perché è ragionevole il matrimonio? E poi ho pensato che questa mattina, venendo a Rimini, ho letto sull'Unità un articolo che, ecco, quello sì, mi ha stupito. Ho chiesto poi a Annalena Benini del Foglio di fare una ripresa della cosa, di intervistarne l'autrice. Noi del Foglio ci siamo chiesti nel corso di questi 2 anni di battaglia sui temi della bioetica, a un certo punto, come mai su queste questioni del vivere, del nascere, del morire, dall'embrione a terrischiavo, passando per la nostra vita, ci fosse questa singolare incapacità di ragionare, di essere congruenti con la realtà, coerenti appunto con un significato della vita da parte degli intellettuali laici, della cultura laica. E nell'interrogarci su questo dicevamo, ma come mai? Dunque, siamo nati con un'ideologia che gravava su di noi, non su di voi, che eravate già fuori da questo. Noi siamo nati con l'idea che è ovvio che si abortisce se si fa un figlio a 22, 23, 24 anni, perché non si è pronti, ci sono altre urgenze, premono altri problemi, eccetera. E poi magari così, insomma, lo si evita, si va verso i 30, 35, 37, 38, 40, 42, eccetera. E, vabbè, e questa era l'idolo di ieri. L'idolo di oggi è, no, devo avere un figlio a 43, 44, 45, 46, 47 anni, in provetta, sacrificando 27 embrioni, ma devo avere un figlio, lo desidero e questo diritto va rispettato. Dico, ma come mai? Ci sembra una cosa strana, no? Poi, oltretutto, c'è il welfare imperfetto, i servizi non sono quelli che tutti vorremmo che fossero, ma, insomma, è un mondo che va sempre più in direzione di che cosa? In direzione della possibilità di comunicare a distanza, della possibilità di avere flessibilità nei contratti, si può lavorare da casa, si può lavorare part-time. Chiunque ha fatto esperienza, certo, ci sono poi le aziende che ti fanno le interviste e ti dicono, se sei una donna, scusi, lei ha intenzione di fare un figlio? Come dire, lei ha intenzione di rapinare una banca? E allora, certo, queste sono brutte intimidazioni, però sostanzialmente ci si può difendere, no? C'è il sindacato, ci sono gli avvocati del lavoro, insomma, non è proprio la giungla, siamo un paese avanzato, una sezione avanzata di un mondo occidentale che certi diritti se li è conquistati. E allora ci siamo interrogati, ma facciamo un po' una bella inchiesta su questo tema. Perché in 25 anni si è spostato di 10 anni l'età media fertile? Perché non si fanno più figli tra i 20 e i 30 anni? Non si fanno più figli, adesso naturalmente non esageriamo, ma soprattutto qui non lo dovrei dire, io ho un vice direttore esecutivo del Foglio, Ubaldo Casotto, che ne ha 5, quindi, e ho il titolare di una rubrica che si chiama Padri e Figli, che l'ho anche battuto. Lo hai battuto o no? Assolutamente, siamo a 6, no? Siamo a 6. Però dico, non è che non si fanno, però molto di meno, è sempre più tardi, e allora abbiamo fatto un'inchiesta, eccetera, è venuto fuori che c'è appunto un pregiudizio culturale, molto semplice, una cosa non laica, non razionale, non naturale, indotta dalla società, come sono spesso indotti i desideri, come sono spesso indotte le credenze negli idoli, e l'idea è che, naturalmente, liberi tutti di decidere individualmente che cosa fare, quando farlo e perché farlo. Questo va da sé. Qui non stiamo parlando di istruzioni sociali da trasmettere autoritativamente. Stiamo riflettendo su come siamo fatti, su come viviamo. E allora
ci siamo fatti questa domanda, è venuto fuori che c'è proprio un pregiudizio culturale, cioè fare un figlio a quell'età vuol dire condannarsi a uno stato di minorità, non ci si diverte più, non c'è più la settimana bianca, non si può più lavorare, non... insomma è un'esperienza da prendere con le molle. E siamo stati naturalmente attaccati, criticati, eccetera. No, voi non capite il segno dell'emancipazione, dell'indipendenza, della dignità femminile. L'accoglienza vale solo nel momento in cui ne sono maturate le condizioni, un'accoglienza forzata, sembrava quasi che noi volessimo, no, noi non volevamo imporre niente a nessuno, non volevamo forzare la naturalità, l'energia, il bell'erotismo, il senso, il significato certamente religioso della creaturalità come elemento della umanità, di una famiglia che si costruisce e di una donna che avanza verso il suo futuro, verso il suo destino e di un padre che la... No, non volevamo fare niente di tutto questo. Figuriamoci se volevamo trasformare in macchine riproduttrici le donne moderne che si sono emancipate dalla riproduzione forzata o dalla riproduzione come unico loro destino. No, volevamo sottolineare che c'era un pregiudizio culturale e che poteva essere combattuto con spirito liberale da idee contrarie, creando... E stamattina, a proposito di perché è ragionevole il matrimonio, perché è ragionevole avere un bambino in età fertile, c'era un articolo della scrittrice girotondina Lidia Ravera sull'Unità, che diceva: sono stata in Irlanda, ho visto che lì è molto diverso da qui. L'Irlanda è molto cattolica, è considerata, diciamo, come... è pieno di bambini. Anche nei paesi islamici è pieno di bambini. È pieno di bambini. Gli adulti sono pochi e sono sovrastati da questi bambini che giocano intorno a loro. E dice, qui da noi, pensava evidentemente ai suoi ambienti, a ambienti laici, responsabili, importanti, della società affluente. Qui da noi è il contrario. Tutti adulti e c'è un solo cucciolo, particolarmente rompiscatole, perché sta lì, lasciato... da una parte. E diceva, questa cosa va cambiata. Ragazze, si appellava alle sue amiche femministe, donne, giovani, laiche di sinistra, fate figli in età fertile. Dunque, vedete, non è questione di credo. Certe idee che attraversano la dimensione della religione, che si formano dentro un contesto credente, qui ha ragione Pannella, insomma, oggi la caratteristica fondamentale del nostro tempo è che molti laici sono impregnati di religiosità e molti credenti hanno un comportamento laico, e questa è l'esperienza del cristianesimo dei nostri tempi, non c'è dubbio. Ecco, quindi vedete, anche lì certe idee possono farsi largo, possono avere uno spazio, possono diventare senso comune. Insomma, credo, spero, di avere spiegato, sia pure in modo sommario, il senso di questo incontro che avviene tutti i giorni sulle pagine del mio giornale, sulle pagine di Tempi, che avviene attraverso il rapporto personale, fisico, lo scarpinare in giro per l'Italia, che si è fissato in questa questione del referendum, che era una questione di grande rilevanza pubblica e di grande rilevanza etica. Un incontro che si è solidificato nel trapasso da un Papa a un altro, nella valutazione del lungo regno di Giovanni Paolo II, nella valutazione della straordinaria avventura teologica di Josef Ratzinger e del significato indubbio che ha avuto la sanzione con l'elezione a Papa di Benedetto XVI di quell'avventura.
un incontro che si realizza caoticamente, spesso con molte complicazioni sui temi della guerra, della pace, dell'immigrazione. Insomma, un buon caso di meticciato il nostro. Ecco. Ma voglio dire, credo di aver spiegato una delle basi di questo incontro. Una delle basi di questo incontro, che ha riguardato anche il caso Terri Schiavo, riguarderà, se si ripresenterà, il tema dell'eutanasia forzosa, cioè della legislazione pro-eutanasia, cioè di un nuovo codice del dovere di morire bene. E a questo proposito, se Antonio Socci me lo permette, volevo dire che Cervantes, nel Don Chisciotte, oltre a scrivere quella frase bellissima che è citata in esergo a tutto il meeting di Rimini sulla libertà come il più grande dono che i cieli hanno fatto all'uomo, ne ha detta una forse ancora più bella, parlando con Sancho Panza, il suo scudiero. Ha detto: «Vedi, Sancho, tu ogni tanto...» Sancho è molto avido, vorace, un po' come me. Sempre vuole il pane, la caciotta, ai matrimoni, il lardo. Sì. «Vedi, Sancho, tu sei nato per morire mangiando. Io, il cavaliere, sono nato per vivere morendo». Che è una bellissima espressione di alta poesia, oltre che di senso dell'umorismo, perché quello è un libro straordinario di cui veramente consiglio a tutti la lettura, sia nella prima che nella seconda parte. Scritto a 10 anni di distanza, 2 volumi diversi a 10 anni di distanza. Oltre che un'espressione molto, molto alta e molto bella di poesia, «io sono nato per vivere morendo», è un'espressione di consapevolezza, direi, sempre se Antonio Socci me lo permette, di consapevolezza cristiana. Insomma, Don Chisciotte chi è? È più di qualunque altro uomo del Seicento, certamente più di qualunque altro uomo nella letteratura e nel romanzo, forse di tutti i tempi, un uomo che crede. Non si chiama, voglio improvvisarmi teologo, la follia e lo scandalo della croce? E la follia e lo scandalo dei mulini a vento non ha qualcosa a che vedere con la follia e lo scandalo della croce? Don Chisciotte è prima di tutto un uomo che crede, anche all'inverosimile, anche all'impossibile, anche a una sorta di realtà cortese, celeste, fatta di libertà, che lui sente trascenderlo e che determina le sue scelte e la sua vita. Non voglio dire che è un eroe cristiano, e lascio naturalmente a chiunque la libertà di dare l'interpretazione che vuole di questo grande romanzo di cui avete fatto questo uso, secondo me, così brillante e intelligente. Ma insomma, bisogna ragionare. Alcuni prendono una decisione, fanno una scommessa, e sto ovviamente citando Pascal, e il loro ragionare acquista una nuova consistenza. La fede è una nuova forma di comprensione e di conoscenza. Altri non arrivano a questo, non hanno le caratteristiche, non sono il tipo umano del credente. Forse ci arriveranno quando saranno più forti e più saggi, forse ci arriveranno quando saranno più deboli, forse non ci arriveranno mai e moriranno da atei. Ma questo non ha nessuna importanza dal punto di vista del significato universale del nostro essere uomini. È decisivo per chi crede ricondurre
all'incarnazione come mistero e dunque alla storia come mistero, le proprie facoltà razionali. Per chi non ha questa capacità di ricezione, di accoglienza, che è il dono della fede, resta la possibilità di, scusate, lo dico con un po' di enfasi, resta pur sempre la possibilità, credo, insomma, io chiedo questo permesso al mio mondo laico, di pensare che Monsignor Carlo Caffarra è più intelligente di Umberto Eco, che il teologo Ratzinger è più significativo del teologo Vattimo. Resta, cioè, pur sempre la possibilità di considerare che la Chiesa, oltre che ai suoi compiti di successione apostolica, di tutela e di prorompente diffusione e disseminazione dei valori del simbolo e del suo credo, la Chiesa è una grande istituzione della storia umana, è parte del modo di essere degli uomini, sta dentro e fuori i cardini della ragione. Ha qualcosa di più la comunità dei cristiani, ma non qualcosa di meno. E nel mondo contemporaneo, in cui il problema dell'identità e delle radici è rinato, e su questo credo che non si possa dare torto al presidente Pera, per quante critiche si possano fare a singoli aspetti del suo discorso, incontrarsi affettuosamente con i cristiani è un po' come ricostruirsi in quanto uomini laici. Grazie. Caro Giuliano, stai accumulando un certo qual... Volevo dire a Giuliano, l'amico Giuliano, perché è perfetto come l'ha descritto, ha descritto il nostro incontro, una cosa molto normale, umana, quotidiana, ma stavo pensando che stai accumulando un certo qual diritto alla grazia, se non fosse quasi eretico un ossimoro, no? Perché, per dirla come hai detto tu una volta di Giancarlo, come si fa a non esserti amici? Come si fa a non essere amici, a non sentirci amici per quello che abbiamo imparato e che vediamo e a cui siamo educati quotidianamente? L'altro giorno l'ha detto Julian. Noi non possiamo non partire dalla realtà. Noi non proponiamo innanzitutto un Dio, noi non possiamo non dire quello che è venuto fuori, che vediamo venire fuori dalla realtà. E questo non presuppone niente se non quello di non avere risentimenti verso i dati di fatto, di non avere risentimenti contro quello che c'è. No, mi veniva in mente tutto invece. Tutto il casino in fondo è nato, tu dicevi benissimo all'inizio, dicevi, ma il laico chi è? Quello che non ha la tonsura, no? Così come lo concepiva il Medioevo, il laico chi è? È l'uomo comune, il buonsenso, la realtà. A un certo punto il laico è diventato quello che si appartava nei giardinetti di non so dove, di Parigi, di Diderot. Le idee sono le mie puttane, diceva, no? Ora, le idee fanno parte anch'esse della realtà, ma pensare che c'è qualcosa che ti rende qualcosa, un uomo intelligente, perché
le tue passeggiatrici sono le idee, questo fa accumulare un certo peso di risentimento sui dati di fatto, per cui non lo si vede più. Comunque, ho parlato fin troppo. Don Pino. Mentre ascoltavo Giuliano Ferrara pensavo, chissà domani sui giornali cosa leggeremo, chissà già le anticipazioni, lo vogliamo battezzare, lo vogliamo fare responsabile di CL. Ecco, tutta questa ansia di catalogare, di ridurre la novità a schemi, che ciascuno abbia la sua, il suo posto inamovibile, fisso, il suo centro, potremmo anche dire, se la cosa non suscitasse altre inquietanti possibilità di elucubrazioni. Pensavo, ma questa cosa è così antica, è così vecchia per essere più precisi, è così riduttiva nella sua pretesa oligarchica, che il mondo sia di pochi, che il mondo sia di quelli che sanno, come gli antichi riti romani, le cose che sono sempre e che non accadono mai. Sembra di dover a un certo punto tirare fuori Tucidide, che proprio usa la parola popolo, laos, in contrapposizione a oligarchia. Il potere dei soliti, sempre quelli, anche se poi cambiano casacca, cravatte, giacche, ruoli. Ma non mi interessa qui la contrapposizione. Volevo fare questa notazione, questo chissà cosa scriveranno, non per una preoccupazione o per una paura, per dire invece la gratitudine, sentendo parlare Ferrara, è vero. Quello che sta accadendo qui adesso, che è un po' quello che sta accadendo, che è accaduto e sta ancora accadendo in tanti incontri qui al meeting e non solo, è la capacità di stupirsi vicendevolmente. Bellissima la cosa che hai detto, perché è così, cioè la capacità di poter imparare a sorprendere nell'altro il dramma della propria umanità, i fattori originali del proprio essere uomo. Perché, scusate, il titolo è un po' ironico, ma l'ironia continua quando a fare il superlaico, parlare di superlaici, deve arrivare un prete. Mi sono subito confortato dalla cosa, trovando una brevissima frase di Don Giussani, cosa vuol dire laico. Tutti gli uomini, in quanto impegnati nel lavoro del mondo a prendere coscienza del proprio destino. A chi è cristiano, certo, tale destino si è reso noto definitivamente, ha un nome storico. Gesù di Nazaret, Cristo. Ma la prima cosa che vorrei dire è che laico, in questo senso, abbraccia questo comune impegno nel prendere coscienza dentro alle vicende del mondo, dentro alle circostanze storiche, ai drammi della vita, prendere coscienza del proprio destino. Ma sottolineo anche, e penso non lo faccio in termini strumentali, laico proprio da laos, da popolo, non nel senso demagogico, non nel senso strumentale, ma nel senso di riaffermare un'appartenenza, di riaffermare l'essere di qualcuno, di riaffermare
un ideale grande per cui valga la pena vivere e, se occorre, valga la pena morire. Un ideale per cui ci si possa guardare in faccia e dire: vale la pena vivere, vale la pena vivere il reale, perché quello a cui siamo stati educati, ed ecco la caratteristica del popolo a cui appartengo, il popolo che ha questa storia, che è una traccia dentro alle grandi tracce del mondo, ma il popolo che ha un inizio, ha un padre, ma abbraccia tutto e tutti. La caratteristica che sempre, a cui sempre Don Giussani ci ha insegnato, qual è la caratteristica più impressionante del senso religioso? Vivere il reale, vivere intensamente il reale, potersi entusiasmare, potersi stupire perché le cose ci sono, perché la realtà c'è, perché la realtà è positiva, non perché lo penso io, non perché lo decido io, ma perché c'è. E trovare amici che te lo ricordano, amici per cui capisci che la vita è una sofferenza e una passione per questa realtà, è un conforto, è un entusiasmo e diventa una grande responsabilità. E poi quest'idea di ragione, diceva Ferrara, questa ragione non oligarchicamente intesa come il sapere già tutto, come la misura di tutte le cose, come la riduzione a uno schema, ma la scoperta della ragione come apertura a tutta la realtà, a tutti i fattori, come riconoscimento, attesa, desiderio di una risposta. Noi siamo nati così fin dalla prima ora di religione al Berchet, dove per parlare di quell'uomo che aveva strappato tutta l'affezione, tutto l'interesse, tutta la vita, l'uomo Cristo, l'uomo Gesù di Nazareth, Giussani si è accorto in quell'aula, in quella terza del liceo classico, che occorreva ripartire dall'esperienza, ripartire dall'uso dell'esperienza, dalla ferita della realtà sul cuore dell'uomo, su quel complesso di evidenze e di esigenze, per cui una evidenza che questo sia un bicchiere, e nessuno può persuadermi del contrario. Chesterton diceva: ci martirizzeranno per questa evidenza, per questo uso della ragione. Quando si è sentito dire fede e ragione, è inutile che venga qui. In fin dei conti, dopo 50 anni, è un po', ogni tanto affiora tra i giornali, e quindi lo scandalo che se ne possa parlare insieme, lo scandalo che si possa essere insieme. È inutile, professore, che venga qui a parlarci di fede e di ragione. Sono inconciliabili. Che cos'è la fede? Silenzio. Che cos'è la ragione? Silenzio. Come? Voi parlate di fede e di ragione senza sapere di che si tratta. Questa, che è il cuore del grande problema oggi, che è il cuore del problema di un popolo, che è il cuore del problema di una civiltà. Da qui una passione educativa, non come persuasione di qualche cosa, non come ansia di convincere di qualcosa qualcuno, ma come potente introduzione alla realtà, alla totalità dei fattori della realtà. Noi sentiamo oggi di avere innanzitutto, e ne parlavamo ancora in questo meeting, per esempio col professor Weiler, che l'esigenza più grande, l'urgenza più grande di questo popolo è una educazione, non un indottrinamento, non una campagna di slogan, ma innamorarsi della realtà, andare alla radice del significato delle cose. In fin dei conti, la domanda che Giussani rivolse a Micinesi fuori da quella prima drammatica ora di
religione, che rivolse al professore della Normale di Pisa: ma professore, qui sono, dicono che ragione e fede sono inconciliabili. E il professore ce lo dice anche il concilio di Orange II, un concilio antipelagiano, un concilio molto importante, ma bisogna contestualizzare le cose, non fare anche oggi falsi anacronismi. Giussani ci senta, alla fine andava avanti la discussione, ci senta, io ho un concetto per cui io non sono mai stato in America, chissà come gli è venuto fuori questo esempio. I miei amici di Russia Cristiana hanno scoperto che è lo stesso esempio, e Giussani non poteva saperlo, però è significativo, che ha fatto anche Salaviov in un suo breve scritto. Io non sono mai stato in America, eppure sono convintissimo che l'America esiste. Per lei questo è ragionevole o no? La risposta fu no, vedete? Questa è la differenza, disse Giussani, tra me e il professor Micinesi, che l'uso della ragione. Da 50 anni siamo in questa battaglia, che è una battaglia per l'umano, che è una battaglia educativa, che è una battaglia culturale. L'uso della ragione, con questa apertura, con questa brivido, con questa passione a cogliere tutti i fattori della realtà. E nella realtà, ecco, la cosa che sempre ci sorprende, scoprire quel punto di fuga. Come bellissimo l'esempio che ci fa Giussani, sentire in una stanza che a un certo punto da un punto esce l'aria. Quel fattore che è mistero, quello che Giuliano Ferrara diceva l'esperienza del senso metafisico, del senso ontologico della ragione. Fin qui ciascun uomo con la forza della sua ragione arriva alla scoperta che la nostra ragione è fatta per altro, è fatta di infinito, questo punto di fuga. Se non ammettiamo questo punto di fuga, siamo irrazionali. Se non ammettiamo, ecco, la grande novità che ci ha sorpreso questo Papa, ribaltando la questione, ribaltando la tentazione della ribellione, dell'ideologia, dello schematismo, dell'oligarchismo del pensiero, ha detto non vivere come se Dio non ci fosse, ma vivere come se Dio ci fosse, esaltando della ragione umana la categoria suprema, dal punto di vista della ragione, la categoria della possibilità. Nella ragione, nell'orizzonte della ragione, emerge così, la vita emerge come mendicanza, che questa apertura, che questo mistero stesso si riveli. È in questo che noi, che io come cristiano, sento di partecipare alla lode della ragione, all'uso di essa meglio di altri, non per fare classifiche, ma per rigiocare tutta la drammaticità dell'umano, anche perché qui si fonda, e lei l'ha sottolineato potentemente, con tutto il tema della dittatura dei desideri, o per dirla con un'espressione geniale di Giussani, la pretesa
del potere di far derivare l'unità tra gli uomini dalle identità delle esigenze, ma l'unità desiderabile deve essere fatta sulle esigenze, sulle domande che le esprimono, o non piuttosto sulle risposte a queste domande. Perché il problema delle esigenze, dei desideri, è il punto esatto su cui il potere gioca tutti. L'esigenza, l'esempio fatto da Ferrara, totalizzante, di avere un figlio a tutti i costi. Si rendono clamorosi certi aspetti delle esigenze e se ne nascondono altri, così che la risposta è determinata ultimamente non dal cuore, non dalle urgenze ultime, non dall'ideale presentito, dalla verità della propria umanità, ma dalla propaganda. Invece l'unità può essere costruita solo sulle risposte alle proprie domande, alle proprie esigenze. E questa è la fatica, la dialettica, il dialogo, la collaborazione della convivenza veramente democratica, veramente laica. In questa certezza, in questa passione per la propria umanità, usando il cuore, evidenze ed esigenze, c'è da ricapire, riconquistare tutti i giorni questa avventura che è fattore di democrazia, il senso dell'uomo in quanto è, il senso della persona in quanto fattore irriducibile a ogni progetto e ogni potere, e la considerazione, il rispetto, l'affermazione dell'uomo perché è. In questo siamo chiamati a stupirci vicendevolmente. In questo sentiamo veramente acuto il problema della nostra umanità. Mi ha sempre colpito, e con questo voglio concludere, l'accostamento che Giussani fa tra il grido di fronte alla bellezza della donna amata, il grido di Giacomo Leopardi, ed è impressionante che questa amicizia con Leopardi suscitò lo sdegno allora dei suoi responsabili ecclesiastici, continui a suscitare la riprovazione di coloro che vogliono che Leopardi sia solo l'anticipatore del nichilismo. Invece la grande scoperta della bellezza come segno supremo, la bellezza come indice di un'altra cosa più grande. Concludeva nell'inno alla sua donna Leopardi con questo d'ignoto amante inno: ricevi. E Don Giusti ci ha sempre fatto osservare che il genio di Leopardi e ogni genio e profeta di Cristo si abbraccia con il genio di San Giovanni, che guarda insieme ad Andrea parlare quell'uomo Gesù, che prorompe nel grido il verbo, cioè la bellezza, la verità, il bene, la giustizia. È un uomo presente, si è fatto carne ed è tra noi.
1800 anni dopo questo fatto, Leopardi è profeta e si incontra con chi, per grazia, senza merito, questo fatto lo ha incontrato. Questa è la drammaticità della nostra vita, questa è la drammaticità del nostro cammino. C'è stata tanta polemica per Cervantes, non voglio io contribuire a alimentarla né a risolverla, lasciamo Ronzinante continuare a vagare per le pianure della Mancia, ma dico, nessuno si è accorto che il grande, dico dei giornalisti, il grande slogan all'inizio, quello sotto la fotografia di Giussani, tu sol pensando o ideal sei vero, è addirittura di Giosuè Carducci, l'inno lode a Mazzini. Questo per dire che nell'attesa sincera di questa risposta o nell'umile certezza e gratitudine di avere questa risposta, quest'uomo incontrato, camminiamo verso l'ideale che è comune, certi perché una strada è tracciata e curiosi di scoprire ogni giorno sotto l'orizzonte del cielo una risposta alla nostra vita, al grido del nostro destino, alla nostra fatica di amare il destino dei fratelli uomini. In fin dei conti, la parola rispetto, usata per ben 4 volte da Papa Benedetto nell'incontro clamoroso con i fratelli musulmani, fratelli nel senso profondo, buono del termine, la parola rispetto, ce la ricordava Don Giussani, indica guardare attentamente l'altro avendo nello sguardo un'altra presenza. Grazie di cuore a Ferrara, grazie ancora. Grazie a tutti, grazie. Vi ricordate cosa diceva Kafka? Anche se la salvezza non verrà, voglio essere trovato degno in ogni istante. Quello che ci ha detto Pino e Giuliano, questo vivere irreale, questo vivere irreale è la fonte di libertà e di letizia e di sorriso, che diceva Giuliano, e di invincibilità. Perché, capite, è una questione oggi, scusate, dovevo dirlo perché ce l'ho in mente da un mese. Quando uno di noi, del nostro popolo, che fa l'insegnante di religione e va a scuola, ormai ridotto come operaio dell'ultima catena, perché ormai è l'ora di religione e il niente, e chi insegna l'ora di religione viene, come dire, emarginato, trattato come l'animale, no? E davanti ormai a classi ridotte a 5-6 persone, con 2 o 3 studenti, e questa nostra amica parlava di questo reale, come ce ne ha parlato Don Pino, che non può essere reale se non arriva fino all'affermazione più drammatica e più importante del reale, perché che la vita non sia inutile, e trovare ciò che rende il significato di quel disegno che tu dicevi ci deve essere, perché qualsiasi persona, non che è religiosa o che ha la fede, ma che ragiona, capisce che ha un senso. Non può non avere un senso il fatto che la persona che amo ci potrebbe non c'è più, no? Ci deve essere un senso, non è possibile che finisca tutto, no? O comunque uno c'è. Ecco, di fronte a questo, un alunno, l'ultimo alunno rimasto, dice: non è vero, professoressa,
Perché se fosse vero quello che sta dicendo lei, la religione, l'ora di religione sarebbe obbligatoria. E dicendo quello, dice esattamente quello che dicevo prima, la grande ingiustizia che si consuma in questo senso, e cioè di un mondo ridicolo che lotta perché le uniche cose serie della vita diventino facoltative, nel senso che non sia possibile, e per questo bisogna lottare con sorriso, ma lottare, perché non è giusto, ma non è giusto per il reale, che un giovane non possa affrontare il caso, l'unico fondo caso serio della vita, ma possa affrontarlo solo come facoltativo, come qualcosa di espulso. Deve essere anche lui data la possibilità di essere trovato degno, giusto? Grazie, scusate.